spaziosa, confortevole e pratica. Sì, possiamo definirla con questi tre aggettivi, questa Nissan X-Trail del novembre 2016. Abbiamo deciso di proporvela in vendita perché si presenta davvero in eccellenti condizioni, sia interne che esterne, ma è soprattutto stra full optional. Scopriamola meglio. È sicuramente un'auto confortevole grazie al fatto che è leggermente più lunga e più alta della sua sorella minore, del Qashqai. E devo dire anche elegante, non solo per la verniciatura bianco perla che al sole sicuramente risalta molto di più, ma anche per il pacchetto cromature esterne. Il motore che monta è un 1600 DCI da 130 cavalli e come per ogni auto adesso ascoltiamo l'accensione e verifichiamo se fa fumo dagli scarichi. Test accensione, scarichi superato con eccellenza, ma adesso diamo uno sguardo agli interni. Appena si sale a bordo si viene subito, diciamo, rapiti dalla bellezza degli interni, che sono in pelle nera e i sedili sono avvolgenti. Ad impreziosire il tutto, l'allestimento Tecna offre davvero tantissimi accessori optional su quest'auto. Me ne cito solo alcuni come il navigatore e anche il pacchetto 360, che sono quattro videocamere che vi consentono in fase di manovra di avere una visuale a 360 gradi della vostra auto per evitare qualsiasi tipo di ostacolo. Ovviamente sensori di parcheggio avanti e dietro, il lettore dei segnali stradali che vengono qui identificati nello schermo da 5 pollici all'interno del cruscotto. Il tutto poi è gestito da uno schermo multicolor touchscreen da 7 pollici dove potete gestire anche tutta la parte dell'intrattenimento grazie anche alle porte USB e l'ingresso AUX. Inoltre abbiamo lo specchietto con la funzione anabbaglianti, abbiamo il portellone che si alza automaticamente, che è davvero molto comodo, ma una chicca che, visto i sedili in pelle, poche auto oggi montano, sono i sedili riscaldabili. La guida alta sicuramente favorisce la comodità di questa vettura. Inoltre il motore da 130 cavalli offre anche uno sprint decisamente ottimo che adesso testeremo insieme partendo da fermi. Bene, siamo pronti. Premo il pedale della frizione, devo dire innanzitutto è morbido, anche l'inserimento delle marce fino adesso è risultato molto preciso. Ma vediamo come va in accelerazione. Ha sgommato di seconda, eh? Bene, siamo a 90 km orari, decisamente ottima la frenata. Non abbiamo rumori nell'avantreno e i dischi sono dritti. Un altro aspetto che non è assolutamente da sottovalutare perché contribuisce alla sicurezza sono i gruppi ottici, sia avanti che dietro monta fari a LED. Sicuramente la vettura ha superato il test in maniera egregia. Per conoscere altri aspetti come l'elenco completo degli accessori potete visitare l'annuncio su privacar.com nella sede di San Cesario. Oppure potete contattarci nei numeri che seguono per prenotare un test drive. Vi aspettiamo!